Caccia al tesoro. I pirati sotto il mare. Cosa stanno dicendo la piratessa birichina e il delfino? Ma come fanno a capirsi? Facile! Lei conosce il linguaggio degli abitanti del mare. Guardate! Arriva il tucano! E ha portato una mappa! Il tesoro si trova nella casa del cavalluccio marino! Ma il cavalluccio marino vive sotto il mare! Oh! Per fortuna il capitano ha un'idea geniale! Con il sommergibile pirata, trovare il tesoro sarà un gioco da meduse! Ecco! La casa del cavalluccio marino! Piratessa! Chiedigli dov'è il forziere! Dice che l'ha regalata la tartaruga per il suo compleanno! Andiamo a casa della tartaruga! Eccola laggiù! Uffa! Non lo ha più! La polipetta vanitosa l'ha preso in prestito e non l'ha più restituito. Andiamo a cercare la polipetta. Polipetta vanitosa avvistata! Oh, la polipetta si è arrabbiata. Il tesoro è suo e non vuole lasciarlo. Ma cosa dicono? Il solo modo per farle lasciare il forziere è regalarle il cappello più alla moda di tutti gli oceani. Uffa! Non è giusto! Per fortuna porto sempre con me il cappello di scorta! Finalmente i pirati ritornano in superficie! Forza! Apriamo il forziere! Ma questi sono i ricordi del pirata basso e del pirata alto di quando erano bambini! Guardateli! Che teneroni! Voglio tornare bambino! Anche io! È per tesori come questi che vale la pena di essere pirati! Guarda gli altri episodi delle avventure dei pirati!